Ora, secondo voi, da 1 a 10, quanto me ne può fregare del fatto che Machine Gun Kelly si sia fatto dei tatuaggi finalmente da persona adulta? Benvenuti ad un nuovo notiziario qui con Zeb e dietro di me ci abbiamo l'ultimo album degli Slope. Parto con il dirvi che questa non sarà l'unica puntata che vedrete questa settimana perché torniamo con le reaction e i videoclip. Due puntate in una settimana? Caspita, ma qua bisogna iscriversi immediatamente a questo canale, super incredibile, ma di cosa stiamo parlando? Ma passiamo piuttosto alle ultime uscite. Non parliamo solo di rock e metal, parliamo anche di uscite un po' più alternative. Ad esempio l'ultimo singolo di Mudimbi, Larari. A me è piaciuto particolarmente. Queste sonorità un po' rap, un po' tribali, ma questo cantato che fa il rapper mi richiama un pochino De André. Sto dicendo una bestemmia? Fatemelo sapere voi. È uscito anche il nuovo singolo del mio amico Blasphemia Noir, andate ad ascoltarlo e andate a supportarlo. Ed è uscito anche Scattering, il nuovo singolo dei Sons of Arrakis, un progetto stoner doom veramente figo, vi invito ad ascoltarlo. Chiudiamo finalmente il cerchio di Kanye West, che non se ne poteva più di questo artista. Ha fatto listening party al Mediolanum Forum e più che listening party in concerto, sembra più uno che ha invitato degli amici, ha fatto play, ha fatto ascoltare il disco. C'era lui con tutto sto fumo per terra, eccetera, con n artisti, n ospiti, n guest, la gente tutta impazzita, ma di fatto non hanno cantato niente. Una nuova frontiera dei concerti o la nuova monnezza che propongono gli americani? Fatemelo sapere voi nei commenti, anche perché giudicare dal costo del biglietto, insomma, mi sarei aspettato qualcosa di un po' più impegnativo. Kenny, va bene che sei Dio, va bene che fai gli annunci al Super Bowl con una storia di te dentro un Uber, sei il capo, nessuno te lo nega, però dai, un po' di impegno. Io l'ho ascoltato anche l'album, non è un granché, qualche pezzo bello, qualche pezzo che... Parliamo di cose un po' più serie che è meglio. Zakk Wylde durante un'intervista ha parlato del futuro dei Pantera e siccome si vociferava di qualcosa di nuovo, secondo lui, e io sono molto d'accordo in merito, sarebbe il caso di cambiare nome, di creare un nuovo progetto. I Pantera sono stati un pezzo fondamentale della storia del mondo del metal, però col fatto che oggi abbiamo comunque un progetto nuovo con degli artisti all'interno incredibili, da Benante a Zakk, a Phil Anselmo e a Chris Brown, senza Vinnie Paul e senza Dimebag ovviamente si percepisce un po' una differenza e i super fan accaniti ovviamente lo rimarcano costantemente. Secondo le parole del signor Zakk, credo dovremmo farlo sotto un altro nome. I Pantera erano quei quattro ragazzi e non puoi sostituirli. Se mai dovessimo arrivare a farlo, vedremo. Al momento, ad ogni modo, stiamo semplicemente celebrando la storia della band. Non puoi chiamare qualcosa di nuovo Pantera, a meno che non si trattasse di registrare qualcosa di preesistente, magari sotto forma di demo, ma che venne composta da quei quattro ragazzi. Notate come ci tiene Zakk a marcare sempre quei quattro ragazzi. Del materiale nuovo invece dovrebbe necessariamente uscire sotto un nome diverso. E ripeto, sono d'accordo. Entriamo un po' nel settore underground e parliamo degli Escuela Grind. La band statunitense ha fatto ultimamente parlare molto di sé, ma non in positivo. Un ex membro dello staff, nello specifico l'autista, ha dichiarato sui social della situazione dell'ambiente tossico che si era generato all'interno a causa delle molestie sessuali che ha subito dal tour manager della band. Ma il dramma non finisce qua, perché a quanto pare non ha subito soltanto le molestie sessuali, ma anche l'omertà e il silenzio da parte della band, che oltre ad essersi comportati molto male nei confronti di altre persone, a testimonianza dell'autista, è sempre rimasta in silenzio di fronte a questo scandalo. Se qualcuno si ricorda, ho guidato per un po' per questa band. Ci sono stati tantissimi maltrattamenti durante il tour, ma non soltanto su me stesso. Ho sempre tenuto la bocca chiusa laddove potevo e sono rimasto lì con la band finché non ho deciso di andarmene. Non sono mai arrivate scuse, non sono mai stato pagato per intero. È stato pure cacciato un suo amico dalla band, che adesso appunto non c'è più. Poi continua prendendosela anche con Caterina, dicendo che per lui è disgustoso che lei sia sul palco a difesa delle ragazze, dei gay, e poi rimane in silenzio di fronte agli abusi. Che ne sarà di questa band? Perché poi in America ovviamente le dinamiche sono molto diverse rispetto all'Italia, che spesso si tende a insabbiare la cosa. Potrebbero fallire? Chi lo sa? Ultimamente si è parlato dei Rage Against the Machine in merito al fatto che probabilmente non suoneranno mai più live. Ma non è stato dichiarato ufficialmente dalla band per ora, ma da Brad Wilke, il batterista, nella sua pagina ufficiale. La situazione non è chiara per nessuno e a rimarcarlo subentra anche Tim Comfort, il bassista della band, che a quanto pare è ignaro pure lui. Durante l'intervista di Rolling Stones dice: non lo so, non mi faccio coinvolgere, sono il bassista, aspetto soltanto che qualcuno mi dica cosa fare. Brad ha dichiarato questo: ma è un gradino sopra di me, è al terzo posto, io sono l'uomo basso sul totem, questo è tutto quello che posso dirti, sono il bassista, i bassisti sono sempre gli ultimi a scoprire stronzate del genere, io ti vorrei abbracciare fortissimo, mi dispiace tanto. Ripeto, attualmente sulla pagina della band non è annunciato nulla a riguardo, stiamo a vedere. Avete già ascoltato l'ultimo singolo rilasciato da Linkin Park, Friendly Fire? Io personalmente ancora no, me lo vado ad ascoltare mentre ne parlerà Daniele Montesi. Buonasera, Iapocalisse
Apocalyptica hanno fatto uscire un feat con Robert Trujillo, mentre gli Alcest hanno finalmente pubblicato un brano che anticipa il loro prossimo disco, Godo come una scimmia. Fabri Fibra ha pubblicato il remix del suo storico pezzo In Italia, chiamato In Italia 2024, in featuring con Emma e Baby Gang. Poi ci sono i Foxtails, un gruppo underground del Connecticut che vi consiglio tantissimo, famosi per le loro influenze che vanno dal Midwest emo al post rock e chi più ne ha più ne metta. Hanno fatto uscire dei nuovi brani mega introspettivi, pazzeschi. I Linkin Park, come penso molti sappiano, hanno fatto uscire un brano che, se non sbaglio, risale alle sessioni studio di One More Light, ultimo disco prima purtroppo della morte di Chester Bennington. Non mi ha fatto impazzire, sono sempre contento di vedere comunque che rilasciano la roba. In generale, andando avanti, parliamo di Morgan, che ha fatto un bellissimo EP barra album chiamato Sì Certo L'Amore, che consiste principalmente nel brano Sì Certo L'Amore e di remix dello stesso fatti in diversi generi, bellissimo, più un altro paio di inediti. Cocaine Jesus, artista famoso per le sue origini vaporwave, vapor trap e altro, ha fatto uscire un pezzo con Sydney Phillips che però non mi ha fatto impazzire e vorrei tornassi un po' indietro, ma giustamente gli artisti devono evolversi, chi sono io per volere altro. E in conclusione c'è Moor Mother, artista mega forte che io ho visto live pure, sono molto felice di aver avuto questa occasione, conosciuta per il suo rap sperimentale e tanto altro, ha fatto uscire dei nuovi brani con dei featuring che ormai non sono anche più catalogabili appunto rap sperimentali, si parla proprio di arte concettuale, quindi viva la musica, sono felicissimo. Sono un po' in controluce, questa clip è proprio brutta a livello qualitativo, ma non mi importa perché Zeb si deve accontentare, la decima volta che la faccio e sono stressato. Ciao. Meh. Parliamo adesso di videogames e musica. 5 anni fa Lady Gaga si chiedeva su Twitter che cosa fosse Fortnite. Oggi la vediamo dentro al gioco. Il 22 febbraio la pop star Lady Gaga si è esibita dentro al videogioco nella sezione Fortnite Festival. Per chi non conoscesse Fortnite Festival, si tratta di una modalità di gioco lanciata a fine del 2023 che permette ai giocatori di creare e condividere le proprie playlist musicali scegliendo tra una vasta selezione di brani di vari artisti e generi. Fortnite Festival ospita periodicamente appunto degli eventi speciali in cui i cantanti famosi si esibiscono in spettacoli olografici e interattivi, come ha fatto appunto The Weeknd pochi mesi fa. Quindi sì, da adesso avete la possibilità di comprare la skin di Lady Gaga e di fare i balletti. Ma le notizie nel settore videoludico non finiscono qua, perché a quanto pare gli Iron Maiden hanno fatto una collaborazione con Dead by Daylight, il videogioco preferito di Zeb89. Io speravo tantissimo che utilizzassero Eddie come killer e lo mettessero a disposizione, invece ci dovremmo accontentare di qualche skin. Infatti avremo la possibilità di giocare dei killer esclusivi di Dead by Daylight con una skin abbinata a seconda del personaggio, ad esempio Loni, che è un demone giapponese presente all'interno dei killer Dead by Daylight, con la skin di Eddie quando era vestito da samurai. Inoltre anche alcuni survivor avranno la possibilità di indossare una skin a tema con la maglietta degli Iron Maiden. Wow. Ed ora passiamo la linea a Vanni per qualche consiglio per gli ascolti. Ciao a tutti. Dusktone Records ha annunciato l'uscita di Gateway to the Abyss, un live album degli Hierophant. La band romagnola ha suonato all'Hellfest durante l'estate del 2023, ha preso il set registrato e l'ha piazzato su vinile grazie all'etichetta italiana. Il disco sarà disponibile a partire dalla fine di marzo. I Gatekeeper hanno pubblicato un nuovo pezzo dal titolo Caught the Threats. Il brano è il classico brano alla Gatekeeper, anche se presenta delle venature che ricordano molto gli Addy Gates nelle linee di chitarra. Per quanto riguarda il nuovo disco, non sappiamo molto se non che sia stato registrato da Carbaloo al Gozzi di studio e la sua mano si sente moltissimo nel pezzo appena pubblicato. Con molta felicità possiamo dire che i Power Trip torneranno a suonare dal vivo. L'annuncio arriva dalla band stessa, che vedrà come frontman Seth Gilmour dei Fugitive, già presente ad un loro show durante il dicembre del 2023. Speriamo che passino per l'Europa, così andiamo a vederli pure noi. No. Sempre per rimanere in tema di grandi ritorni sul palco, anche gli Slayer hanno annunciato che torneranno a suonare dal vivo. Tutta questa situazione, compresa anche la nuova e fresca band di Kerry King, può essere riassunta in 5 semplicissime parole: hanno proprio rotto il cazzo. Grazie mille Vanni, adesso parliamo di eventi e passiamo al Fantabosco musicale. Fantabosco musicale. È molto bello, non è banale. Vi ricordo come sempre che qua sotto nella descrizione troverete tutti i link o le informazioni degli eventi di cui parliamo. Dato che nella mia città, ovvero a Parma, non ci sono tantissimi eventi alternativi, metal, sì ci sono qua e là però un po' sporadici, abbiamo deciso di crearne uno da zero. Sto parlando di Blaster. Segnatevi questa data, venerdì 12 aprile all'Arci Post di Parma, un locale meraviglioso dove ci saranno 3 concerti della Madonna e un DJ set organizzato da me e Daniele Montesi. Come main band avremo direttamente
direttamente dal Giappone in Sailing Before the Wind. Ne abbiamo parlato anche qua nel notiziario qualche puntata fa. Una band metalcore incredibile che ultimamente sta facendo parlare tantissimo di sé sui social per i loro video virali. Sono molto fighi, spaccano, meritano di essere visti. E come opening act avremo i Fracture Zero e i Daedalus Project. L'apertura party sarà alle 10.30 e il party continuerà fino alle 4.30. In tutto questo non vi ho detto che l'ingresso è solamente di 5 euro più tessera Arci, quindi ragazzi non avete motivo di stare a casa quella sera. Altro evento mega importante: allo Ziggy Club di Torino ci saranno i Left to Die, unica data italiana. Per questa incredibile occasione i Left to Die proporranno brani presi da Leprosy e Scream Bloody Gore, e in apertura ci saranno gli Hellripper. L'evento sarà martedì 13 agosto alle ore 21 ed è stato consigliato caldamente l'acquisto della prevendita, poiché lo Ziggy Club non è un posto enorme e quindi sono a rischio sold out. Ultimo evento di oggi: sabato 29 giugno verranno in Italia gli Ulder, un progetto medieval black metal davvero super figo. Non vi ho detto la location, avete ragionissimo, il The Dollar Music Headquarter di Rovellasca. Acquisto direttamente in cassa. Vi lascio il link qua sotto. E siamo arrivati ufficialmente alla fine di questa puntata. Grazie per aver guardato il video fino a qua. Vi ricordo di iscrivervi se non l'avete ancora fatto. E ci vediamo, vi ricordo, questa settimana con una nuova puntata delle reaction e videoclip. Ciao!